Ciao ragazzi, scusatemi per i capelli un po' in modalità strega, però sono a tema con il video di oggi. Vi ricordate infatti il video di qualche giorno fa su Yoya Busy Life con la strega che voleva mangiare questi bambini? Se non l'avete visto, andatelo a recuperare come sta facendo Bia, vi metto anche il link in descrizione così vedete la prima puntata. Questa strega voleva cucinare questi due bambini per prepararci una pozione. E alla fine erano riusciti a salvarsi per un pelo. Ma ora, cosa succederà, Bia? Pronti per la seconda parte? Eccoci qui, bambini. Siamo arrivati nel vostro asilo. La mamma adesso vi lascia qui e poi torno a riprendervi il pomeriggio, va bene? Sì, mamma. Signora, dovrebbe lasciarli, bambini. Certo, ora li lascio, eh? Signora, può stare tranquilla, qui con noi sono al sicuro. Ne è proprio sicura che saranno al sicuro? Sa com'è? Stia tranquilla, questo asilo è completamente sicuro, al 100%. Nessuno può entrare e nessuno può uscire senza il nostro permesso e la nostra supervisione. Forza, mi dia i bambini. Sì, me li dia. Ecco fatto. Va bene, glieli lascio. Signora, non faccia così. Lo so che il distacco può essere un po' difficile, ma vedrà, qui staranno benissimo e oggi pomeriggio glieli ridarò sani e salvi. Domani non vedranno l'ora di tornare di nuovo qui. Succede sempre così. Va bene. Lo so, devo smettere di essere così ansiosa. Va bene, bambini, fate i bravi, eh. Ci rivediamo prestissimo. Bene, bambini! Vedrete che adesso ci divertiremo un sacco insieme. Questo asilo è bellissimo. Sì, finalmente! A casa la mamma non ci faceva fare niente, aveva sempre paura che qualcuno ci rapisse. Addirittura che qualcuno vi rapisse. Che esagerata! A volte le mamme sono veramente un po' troppo ansiose e hanno delle paure infondate. Ok, vi do qualcosa per giocare. Tu divertiti con questo e invece per te, vediamo, cosa potrebbe piacerti? Ecco qua, che ne dici di questa bella palla? Bene, bambini, vado a prepararvi il pranzo e poi torno qui a chiamarvi. Divertitevi! Addirittura avere paura di un rapimento. E come farebbe un rapitore ad entrare qui dentro? Dovrebbe essere, non so, un mago o una strega. Qualcuno ha detto strega? No, è tornata davvero! Vi sono mancata, bambini! No, per niente! Maestra, maestra! Presto, presto, magia veloce! Azzera di questi bambini la voce! Venite qui! Adesso finiamo quello che non abbiamo concluso l'ultima volta. Vi ricordo che sto creando la pozione dell'eterna giovinezza e voi due, si dà il caso, che siete il mio ultimo ingrediente necessario. Bene, finalmente quella rompiscatole di vostra madre non è in mezzo ai piedi e vi posso portare via in tutta tranquillità. Bene, bambini, ecco qui il vostro pranzo. Un'altra guastafeste! Una strega! Ma mi ridia subito i bambini! No! Me li ridia subito! Ho promesso che avrei protetto quei bambini! Prenda questo! No! E questo lo prendo io! No! Sono allergica al latte! Adesso so dove vengono a scuola. Tornerò molto presto. C'è mancato un pelo. Venite qua, piccoli. Brava maestra, ho avuto paura. A chi lo dite? Adesso chiamo subito vostra madre e vi faccio rivenire a prendere. Oh, signora, non ci crederò mai. È apparsa una strega prima qui e ha cercato di rapire i bambini. Glielo giuro, è la verità. Oh no, è riuscito a trovarli allora.
Mi dispiace, signora, ma non può lasciarli qua. Lo so. Troverò una soluzione per tenerli al sicuro finché non troveremo il modo di liberarci di quella strega, ma è impossibile. Allora, bambini, innanzitutto dovremo cambiare il nostro aspetto, altrimenti così saremo troppo riconoscibili. E poi per i bambini sono usciti un sacco di vestitini nuovi. Adesso c'è l'imbarazzo della scelta, però ragazzi, dobbiamo mantenere un profilo basso, perciò niente di troppo stravagante o che attiri l'attenzione. Dovete essere irriconoscibili. Un nuovo taglio per te, Lily. Ok, ora mi sembri abbastanza irriconoscibile. E un nuovo look anche per te, Lucas. Ok ragazzi, ora tocca a me. Oh, devo dire addio ai miei bei capelli. E mi abituerò anche a stare senza trucco. Siamo pronti. Mamma, ma dove siamo? Dov'è la nostra casa? Bambini, ora è questa la nostra casa. Vedete, questo sarà il vostro giardino. Ok, è un giardino pubblico in realtà, però potrete giocarci, vedrete, sarà divertente. E poi avevate bisogno di giocare un po' all'aria aperta e guardate qua quanto spazio. E questa sarà la nostra casa, ecco. Cosa? Ma questa non è una casa, è una macchina! Beh, è un camper in realtà, che è come una casa ma su ruote. Dai, venite a vedere dentro. Vedrete che non è così male come pensate. Ma è piccolissima e vuota. Dove sono i nostri giocattoli? Dove sono le nostre cose? Dov'è la nostra bella cameretta? Mi dispiace, bambini, ma siamo dovuti scappare di corsa e non c'è stato tempo di prendere nulla, nemmeno un vostro giocattolo. Ma vedrete che piano piano sistemeremo questo piccolo camper e lo faremo diventare una vera e propria casetta. Non ci piace, vogliamo tornare a casa. Mi dispiace, bambini, non possiamo. La strega sa dove abitiamo. Dovremo abituarci a vivere qui, in questo camper. Così, se sarà necessario scappare, potremo farlo tranquillamente. Basterà accenderlo e cambiare posto. E ogni volta andare in un luogo diverso dove lei, speriamo, non possa trovarci. Dai, facciamo così. Sistemiamo questo camper e dopo mi direte se ancora non vi piace, ok? Va bene. Ok, sistemiamo tutto ora. Mi aiutate, bambini? Pesano! È stata una bella faticaccia, ragazzi, ma ecco il risultato. E poi lavorare insieme ha reso il lavoro divertente, vero? Sì, vabbè, questa è la classica frase che dicono i grandi quando vogliono far faticare i piccoli. Ma bambini, voi avete tipo 2 anni, come fate ad articolare e pensare frasi del genere? Vabbè, un giorno me lo spiegherò. Comunque, adesso facciamo il tour del nostro camper perché è diventato veramente molto carino. Allora, qui c'è il frigorifero dove ci sono un po' di cose rimediate al mercato. Chiaramente non possiamo farci vedere al supermercato perché la strega sicuramente potrebbe cercarci anche lì. Questa caffettiera invece l'ho rimediata vicino al secchio della spazzatura, però vi giuro che l'ho lavata. Siamo sicuri? Perché non mi pare proprio. E vabbè, comunque la laverò.
Qui invece c'è il nostro tavolo da pranzo con la colazione pronta, che però non potete ancora mangiare, prima finiamo il tour. Dietro questa tendina c'è il bagno. Non sarà il massimo per coprire odori e rumori, però un po' di privacy ce l'assicura. E comunque dentro c'è tutto, anche il vostro vasino. E il mio vasone. Proviamo, comodo. Ok, poi c'è ovviamente tutto l'occorrente per lavarsi i denti, per lavarsi la faccia, gli asciugamani, insomma tutto quanto, però mi raccomando non rubate il mio spazzolino perché mi fa schifo. Vabbè, per farvi la doccia basta premere qui, comunque vi aiuterò io perché siete piccoli e chiudiamo il nostro bagno e andiamo di qua. Da questa parte invece c'è la nostra camera, beh più che nostra diciamo vostra perché ho pensato soprattutto a voi. Comunque guardate, è piccolina ma c'è tutto. Va bene, ma dove dormiremo? Ci sono solo due letti. Beh, allora direi che Lucas può dormire qui, in questo letto, da solo perché scalcia. E invece tu, Lily, potrai dormire insieme a me. Qui sotto comunque c'è un divanetto che all'occorrenza si può usare come letto, oppure per rilassarsi. Ah, finalmente potrò sedermi un po' qui in santa pace e godermi un buon libro. Al mercatino invece sono riuscita a rimediare anche qualche giocattolo. Guardate, sembrano praticamente nuovi. Ma puzzano. Ah, basta, li laveremo. Certo, come hai lavato la teiera? Sentite bambini, prima avevamo la domestica che faceva tutto. Io non sono abituata a fare i lavori di casa, abbiate un po' di pazienza. E apprezzate almeno il fatto che sono riuscita a mettere tutti i vestiti nei cassetti. Ecco, mi sembra già un passo avanti, no? Anzi, sapete che vi dico? Già che ci siamo, mi cambio, mi metto questa bella salopette così entro ancora di più nel mood da campeggiatrice. Il cappello non mi serve, poi mi dà anche fastidio. Anche a noi danno fastidio i cappelli, ce li possiamo togliere? No, non dovete farvi riconoscere dalla strega, ma consolatevi con il nostro animale domestico. Eccolo qua, è Drugo il tartarugo. Che ne dite? Vi piace? Sì, sì, tanto, tanto, tanto! Di questo però non vi lamentate che puzza, eh? Chissà come mai, piccoli ingrati. Comunque, chi è che vuole provare a dargli da mangiare oggi? Io! Tieni, Drugo, ecco la pappa. Sembra più buona di quella che ci dà la mamma da mangiare. Come osi? Gli è piaciuta? Allora, bambini, che ne dite? Comincia a sembrare un po' meno una macchina e un po' di più una casa? Sì, in effetti sì. È carina, ma la parte più bella non è questa qui dentro, è quella fuori. Dai, andiamo a vedere un po' come abbiamo sistemato il giardino, o per meglio dire il parco pubblico. Ed eccoci qua, ve lo ricordate quel vecchio divano proprio vicino al nostro camper? Ecco, guardate un po' com'è cambiato semplicemente mettendoci dei cuscini colorati. Sì, ed è anche comodo. E poi da questa parte, con un lenzuolo e quattro pali ho creato una tenda, perfetta per mettersi a giocare e per mangiare. Con un avanzo di tessuto ho creato anche quel pupazzetto e invece questo dinosauro l'ho trovato per terra. Bello! Per questo tenero scoiattolino ho rimediato una piccola casetta, era per gli uccelli ma piace anche a lui. Ma non toccatelo, credo sia pieno di pulci. Da questa parte invece c'è l'alternativa alla TV. Le stelle! Il telescopio non è nostro, però lo possiamo usare. E se poi è una bella serata, possiamo anche dormire all'aperto con questi sacchi a pelo. E sempre a proposito di alternative alla TV, che ne dite se la sera vi suona una bella canzone? Mamma, non sai suonare! E va bene, imparerò. Nel frattempo però posso cucinarvi qualcosa di buono. Allora, qui abbiamo spiedini di scoiattolo. No, scherzo. E qui, non lo so, qualcos'altro che ho rimediato in giro. Tieni, mangia e non lamentarti. Ma io ho sete adesso. Nessun problema. Di qua c'è l'acqua presa direttamente dal fiume. Tieni, bevi. Tutti anticorpi. Buona, sa di pesce. E voilà, ridendo e scherzando si è fatta l'ora del riposino. Ah, io mi rilasso un po' su quest'amaca, voi fate i bravi. Mentre la mamma dorme, che ne dici se ci facciamo un bel bagnetto? Ottima idea! Arrivo! No, i bambini in acqua da soli, i bambini! Oh, arrivo a salvarvi! Oh, piccoli, venite qui! Mamma, sappiamo nuotare meglio di te! Hai ragione, e allora giochiamo un po' a palla. Me l'hai data in faccia! Guarda, ci vado sopra! Mamma, almeno in acqua possiamo toglierci i cappelli? No.
Lo sapete, la strega potrebbe vedervi anche dall'alto e poi siete così carini così. Per asciugarvi basta mettervi qui sul fuoco. Mamma, ci cuocerai tu prima che lo faccia la strega? Beh, ne avrei senz'altro più diritto di lei, visto quanto siete rompiscatole ultimamente. Ovviamente scherzo. Meno male, anche perché l'altra volta hai tentato di ucciderci veramente, se te lo ricordi. Ah, basta rinfacciarmelo, lo sapete che ero sotto incantesimo. Comunque per oggi il tour è finito e se volete scoprire come continuerà la nostra avventura, continuate a seguirci, ciao! Mamma, ma con chi stai parlando? Chi è che deve continuare a seguirci? Lucas, credo che la mamma sia diventata completamente pazza. Lo credo anch'io, Lily, e stavolta la strega non c'entra. Tralala, non viviamo più in città. Ora non stiamo in campeggio, ma potrebbe andare peggio se la strega ci troverà. Confermo, è completamente impazzita. Poveri noi.